Allora, Rosella Poldi è acquario ascendente gemelli, si è laureata in lettere e filosofia, ha incontrato Lisa Mutpurgo nel 1981 e seguendo le sue lezioni fino al 1997 si è formata come astrologa e ricercatrice. Ha partecipato alla fondazione dell'Associazione La Nave dei Feaci nel 97. E ha fatto ricerche sui pranoterapeuti, sui macrobiotici, su nuove ipotesi su Nettuno e il sistema immunitario, sull'uso della voce attraverso il voicing, sulle facoltà straordinarie in persone ordinarie, sui vegani e sulle questioni di metodo nell'indagine astrologica. Quello che ci presenta oggi è una ricerca sulla libero arbitrio o predestinazione e possiamo dire che questo concetto, diciamo, di poter usare la propria libertà è, scusate, mi sono incasinato. Ognuno ha il potere di decidere come pensare, come agire e come usare la propria libertà. Questo concetto è alla base delle nostre istituzioni. Biologi, psicologi e neurologi, tuttavia, sono arrivati a concludere che questa è un'illusione. Psicanalisi e astrologia inoltre rivelano che la nostra è una storia di condizionamenti. Mentre tutto converge nella direzione del determinismo e del condizionamento, la capacità di esercitare il libero arbitrio richiede un impegno, uno sforzo consapevole in una direzione che va in senso opposto a quella del pensiero collettivo. Attraverso la lettura di alcuni temi viene esemplificato in questa ricerca il modo con cui il singolo potrebbe sbloccare la capacità di utilizzare la propria facoltà di scelta individuale. Prego, Rosella. Sì, quella è la parte che sintetizza il mio intervento, il titolo è Astrologia tra determinismo e libero arbitrio. Sì, scusami. Ma no, serve a puntualizzare il discorso. E il punto di partenza è il fatto che il concetto di libero arbitrio è indispensabile perché in base a questo si fondano i nostri diritti, il concetto di democrazia, le istituzioni giuridiche, le credenze religiose, insomma. Quindi è indispensabile credere che esista il libero arbitrio, anche se gli scienziati, quelli che studiano il comportamento umano, la psiche, i neurologi, sono arrivati a concludere che il libero arbitrio è un'illusione. La nostra mente, come ogni sistema biologico, obbedisce alle leggi della chimica e della fisica. Quindi è chiaro che la volontà libera è incompatibile con le leggi della natura. Anche in neurologia non esiste, dato che è dimostrato che prendiamo decisioni in modo subconscio prima ancora di essere consapevoli coscientemente di averle prese. In astrologia è un problema centrale, uno dei tanti aspetti per i quali l'astrologia nella nostra cultura va controcorrente rispetto al pensiero collettivo, perché mette le sorti dell'uomo in mano a forze sconosciute. E questo suscita interesse, ma anche un timore che si vuole esorcizzare. L'umanità infatti ha il desiderio di conoscere il futuro, ma teme che ci sia un'effettiva predestinazione. Diventa esemplare il mito di Edipo, che rappresenta il tragico senso di impotenza dell'uomo di fronte alla predizione e l'impossibilità di sottrarsi a quanto il fato ha stabilito, pur impegnandosi per evitarlo. Tale timore viene messo a tacere dall'antichissima affermazione astra inclinant non necessitant, che ridà fiducia nella capacità dell'uomo di scegliere come di scegliere liberamente, mentre priva l'astrologia di valore. Altri aspetti dell'astrologia concorrono a indebolirne l'autorevolezza, come le predizioni poco affidabili o il fatto che non esista una spiegazione tecnica del condizionamento planetario. In realtà, per sua natura, l'astrologia, più che uno strumento previsionale, è soprattutto uno strumento conoscitivo che permette di comprendere come funziona il reale, come siamo determinati da qualcosa d'altro. Lisa Mutpurgo ha cercato di ricostruire questa unità del sapere dimostrando come l'astrologia sia una scienza, evidenziando i collegamenti con le altre discipline, in primis la biologia. Il richiamo alla biologia, e specialmente alla sociobiologia, è costante in tutto il pensiero di Mutpurgo,
che propone la lettura dell'elica del DNA secondo lo schema zodiacale. Questi riscontri con la biologia, la coerenza con la struttura del vivente, ha portato alcuni a concepire un determinismo astrologico rigido per affinità con quello genetico. Ma ritengo di dover essere cauta in proposito, perché nel frattempo la genetica ha mutato prospettive. Oggi l'epigenetica e l'attuale bioingegneria hanno fatto incredibili passi avanti. Oltre al riconoscimento delle modificazioni del DNA determinate dall'ambiente, ora il DNA viene manipolato tranquillamente e ben oltre la nostra immaginazione. Si è passati dalla logica del vivente alla progettazione del vivente, effettuata secondo i criteri e gli scopi dell'uomo e secondo quanto è stato scoperto e capito del DNA stesso. Il dogma del libero arbitrio, infine, ha subito due assalti decisivi, uno dalla psicanalisi e l'altro dall'astrologia stessa, perché entrambe rivelano che la nostra è una storia di condizionamento. Chi studia lo zodiaco e redige un tema di nascita parte proprio dalla descrizione dei condizionamenti. Gli astrologi contribuiscono usando la disciplina in un certo modo, quando dicono per esempio la mia Venere in Cancro oppure il mio Marte in Ariete, come giustificazione di un comportamento sul quale non è possibile intervenire. Diventiamo deterministici da soli. Bisogna aggiungere che l'astrologia classica ha fatto molto per alimentare il timore di quello che riserverà il destino. A questa sorgente che chiameremo interna si affianca il condizionamento esterno, che oggi ha raggiunto livelli notevoli di sofisticazione. I computer cominciano già ad essere più avanti di noi. Il crollo della Lehman Brothers, ad esempio, è dovuto probabilmente anche all'uso di un algoritmo che eccedeva le capacità umane di previsione. Come sintetizza lo storico Yuval Harari, anche se credi che il libero arbitrio sia teoricamente possibile, in alcune situazioni dovresti almeno riconoscere che il 99% delle tue decisioni non riflette la tua volontà libera, riflette piuttosto qualcosa d'altro. Il libero arbitrio non è qualcosa che possiedi, non è qualcosa che è garantito, è qualcosa per cui devi lottare. Ci sono persone che dedicano tempo e denaro per arrivare a conoscerti, è il loro lavoro. Il modello economico e politico oggi è basato su questo. Se loro ti conoscono meglio di quanto tu conosca te stesso, la partita finisce lì. Ti possono controllare e manipolare senza che tu sia neppure consapevole. Le persone che credono nella libera volontà sono le più facilmente manipolabili. Solo riconoscendo il condizionamento possiamo impegnarci per limitarlo o per cercare alternative possibili. Diventa chiaro il fatto che mentre tutto converge nella direzione del determinismo e del condizionamento, la capacità di esercitare il libero arbitrio richiede uno sforzo consapevole in una direzione che va in senso opposto. L'esplorazione di sé non è molto entusiasmante, è spesso dolorosa, anche noiosa. Dove e quando la persona impara a farsi domande su se stessa? Quando si attivano le condizioni per cui la persona ha l'occasione di fare ricorso al libero arbitrio? Ipotizzo delle situazioni possibili. O quando la persona percepisce che individui o circostanze le pongono dei limiti insopportabili, oppure quando la forza di determinati aspetti del tema è tale da spingere il soggetto ad azioni inconsuete per realizzarli. A questo punto, però, tuttavia, l'astrologia offre una prospettiva inaspettata, che ho scoperto ripensando all'esempio offerto dal tema della suora citato a pagina 36 del Comitato di Pietra. Si cita il caso di un astrologo, il quale, dopo aver analizzato un tema sconosciuto, deduce che il soggetto in esame è una donna di facili costumi, che vive tra locali notturni e case di malaffare. Si trattava invece di una monaca illibata che svolgeva il suo apostolato presso entraîneuse e spogliarelliste. Questa lettura mi aveva fatto riflettere. Il baratro che divide socialmente una monaca da un entraîneuse
dal punto di vista zodiacale diventava quasi impercettibile. Da qui è partita la mia riflessione su determinismo e libero arbitrio. Lo zodiaco, infatti, presenta come collegate situazioni per noi diversissime. Una forte casa quinta, ad esempio, può indirizzare sia verso l'insegnamento, come verso l'attrazione per i night club, discoteche, o per una vita al massimo, spesa bruciando continuamente energie. Mi sono chiesta allora, come possiamo parlare di predeterminazione quando abbiamo a che fare con la ricchezza del simbolo? Un altro punto significativo è il fatto che l'astrologia non segnala la differenza tra realtà soggettiva e realtà oggettiva. Per questo motivo, ad esempio, un Giove leso può indicare la paura soggettiva della privazione e determinare la realtà oggettiva della ricchezza. Può indicare ricchezza e nello stesso tempo incapacità a goderne. Il simbolo è spesso estremamente complesso, direi plurisemantico. All'interno dei simboli le combinazioni sono molteplici, ma siamo noi che dobbiamo attivarle, altrimenti viviamo davvero una vita di scarso spessore. Con l'astrologia ci troviamo all'interno di una logica precisa, rigorosa, ma che offre spazi incredibili, a patto che scegliamo di impegnarci per scoprirli e viverli. Che cosa può indirizzare verso una scelta piuttosto che un'altra? Potrebbe essere la forza di alcuni aspetti astrologici, oppure l'ambiente, oppure la dialettica seconda ottava che comporta la ribellione a un ambiente o a un'immagine di sé che non si vuole accettare, o la dialettica quarta decima che spinge ad agire per affermare la propria autonomia. Alla base c'è sempre un atto di ribellione, una scelta di andare contro oppure oltre qualcosa. Ho considerato anche un'ipotesi proposta da Maria Maddalena Rizzi in un suo lavoro del 1985, i supporti zodiacali. Per supporti intendeva riferirsi a Sole, Luna, Saturno e Urano, che sebbene aspettati potevano caratterizzare una persona equilibrata che sa stare sulle sue gambe, come un tavolo. Questo suggerimento mi è sembrato interessante, anche perché mi sono accorta che i quattro pilastri dell'io coincidono con i pilastri dello zodiaco, ovvero i numeri 1, 12 e 6, 7. E questo fatto di per sé suggerisce una prospettiva stimolante. I pilastri della personalità, dunque, sono il Sole, visto come senso dell'io, certezza dell'io, energia vitale. La Luna, vista come abilità nel riconoscere le emozioni e padroneggiarle. Saturno inteso come lucidità e resilienza, e Urano la capacità di agire nel momento opportuno. Marie Madeleine dava un'importanza superiore al ruolo di Saturno, ma devo dire di avere riscoperto l'importanza della Luna, fulcro della coscienza dell'io, non come entità isolata, ma come parte di un tutto che si articola nel tempo e nello spazio. Credo sia necessario rivalutare il ruolo della Luna, delle emozioni e del sogno nel dare il via ad un progetto di realizzazione personale, come confermano i neurobiologi, coloro che si occupano di coaching. Pensiamo ad esempio a Martin Luther King, I have a dream. Perciò ho scelto di presentare alcuni temi allo scopo di esemplificare i modi con i quali è possibile affrontare l'ostacolo che impedisce di vivere come desideriamo, che forse potrebbe sbloccare la capacità di esercitare il libero arbitrio. Le modalità che ho considerato sono tre. Una, ignorare il limite stesso, non porsi limiti. La seconda, trasformare il limite in risorse. E il terza, andare oltre il limite. Non ho considerato un'ultima modalità perché è la più comune, assecondare il limite, farsi governare senza riconoscerlo, subirlo passivamente. Allora, come esempio, il primo caso, non riconoscere il limite, avrei potuto mettere Schliemann, ma in realtà ho preferito scegliere Florence Foster Jenkins. Non so, Vincenzo, se puoi mettere il tema della Foster Jenkins. È un cancro ascendente bilancia con un stellium di 5 pianeti in cancro, di cui 3 Urano, Mercurio, Venere in nona e 2 Luna, Sole in decima.
Luna e Sole sono molto sostenuti da un trigono Saturno in seconda e Scorpione, mentre invece i pianeti nona sono molto stimolati ma anche contrastati. I pianeti coinvolti nel blocco sono, da un lato, Giove e Nettuno in sesta, che sono anche i signori della cosignificante casa nona, e dall'altro Urano e Mercurio in nona, che sono i signori della cosignificante casa sesta. È un intreccio molto forte e incisivo. La passione del soggetto per la musica si accompagna alla mediocrità della voce e dei mezzi a disposizione, ma le aspirazioni potenti della nona, lo stellium in cancro, stimolano un'ambizione sproporzionata. Questo tema presenta Sole e Luna molto ben sostenuti, Saturno ben aspettato, il pianeta che riceve gli aspetti più difficili è Urano. Le scelte e le decisioni sono un nodo cruciale. Secondo Marie Madeleine, usando il paragone del tavolo, sarebbe un soggetto a tre piedi. Florence proviene da una famiglia agiata, si dedica alla musica fin da piccola, decide di voler diventare una cantante. Il padre, Saturno in seconda, lo proibisce perché non è dotata per il canto. Lei allora abbandona la famiglia, si sposa poco felicemente, prenderà la sifilide a causa del marito e per mantenersi dà lezioni di piano. L'evento significativo è costituito nel novembre del 1909 dalla morte del padre, che le lascia un patrimonio considerevole, e coincide con il passaggio di Nettuno in cancro su Mercurio, che risolve il quadrato di nascita e inizia a sciogliere i blocchi che hanno caratterizzato la parte precedente della sua vita. Oltre a Nettuno su Mercurio troviamo Plutone in Gemelli, che fa semisestile ai pianeti in decima, e Saturno in Ariete transita su Nettuno. È una trasformazione totale della sua vita che le permette di dedicarsi a ciò che le sta a cuore. Diventa patrona di una cosa come 60 associazioni musicali, casa settima importante, ascendente bilancia. Finanzia spettacoli musicali, promuove insomma la vita musicale di New York. La città è un magnete per le eccentricità. In questo contesto osa sempre di più e decide di diventare cantante lei stessa a 43 anni. La sua diventa così la storia straordinaria della peggiore cantante d'opera mai esistita. Poteva stare nei limiti del buon senso, ma l'Ariete in sesto non perdona. Giove, Nettuno, sesta Ariete, mancanza totale di obiettività. La cosa sorprendente è che suscita intorno a sé un'aura di interesse e di successo. I suoi spettacoli erano richiesti, chi l'ascoltava sentiva che lei si muoveva sulla linea sottile che divide l'illusione e il coraggio. La domanda che viene spontanea è: si illudeva di essere una brava cantante o sapeva? La sua risposta era questa: la gente potrà anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato. E così lei, che voleva essere una cantante famosa, riuscì ad essere una cantante famosa. Perché può desiderare con tale intensità qualcosa che razionalmente non è assolutamente alla sua portata? Probabilmente c'entra molto lo stellium in cancro, vale a dire l'attitudine a entrare in una dimensione fantastica, infantile, di gioia e di appagamento, nella quale la parte razionale discriminante non è ancora attivata. Oppure consideriamo questo Saturno importante in Scorpione in seconda, che sostiene i pianeti in decima. La morte del padre la rende totalmente autonoma e quindi in grado di affermarsi secondo le sue aspirazioni, secondo quanto i pianeti in cancro richiedono. In questa struttura la ribellione all'ambiente, costi quel che costi, è presente sia perché le dà la capacità di abbandonare la famiglia quando la ostacola, sia perché le dà la forza di continuare a proseguire il suo sogno, a perseguire il sogno senza curarsi del fatto che sia davvero alla sua portata. Il caso numero 2, Maria Teresa, trasformare il limite in risorsa. Pesci ascendente bilancia, Sole in Pesci in sesta, congiunto a Mercurio e Venere. Venere al quadrato quasi esatto di Giove in nona in gemelli, Giove solo leso, riceve un'opposizione blanda da Marte in Sagittario in terza. Venere è riscattata da Urano in decima in cancro, mentre la Luna riceve solo aspetti negativi, anche se è in quarta. La Luna in Capricorno deve conciliare autonomia e protezione, è opposta a Urano, forma un quadrato esatto a Nettuno in prima, Saturno in seconda è ben sostenuto in Scorpione, con un felice rapporto con i signori del segno e col Sole, e Plutone in buon rapporto con Nettuno in prima aiuta a mantenere l'equilibrio di fondo.
Per quanto riguarda la lettura dei supporti, si vede che Sole, Urano e Saturno sono ben appoggiati. L'unico elemento critico è la Luna, che ha una relazione disarmonica con Nettuno, altro signore dei pesci, e anche con Urano. La femminilità, la relazione con la madre, con il sentire, la sua possibilità di affermarsi come donna, sono tutti aspetti problematici che mettono in gioco l'equilibrio emotivo. Il lato femminile, quindi, è il punto delicato della personalità. Quando ha 20 anni esplode il problema. In 6 mesi ingrassa di 12 kg senza avere cambiato nulla della propria vita. L'episodio accade quando Urano in prima in bilancia si congiunge a Nettuno Radix quadrato la Luna, mentre Nettuno di transito forma il quadrato con Sole e Mercurio in sesta. La diagnosi è irrevocabile. Si tratta di un'obesità ormonale per la quale non c'è cura. Il medico la consola così: non c'è niente da fare. A 40 anni peserà 140 kg. In America ci sono milioni di obesi, si rassegni. Per lei è un dramma. Cade in depressione, digiuna, i medici le danno lo iodio, lei è allergica, la cura si rivela dannosa e impraticabile. Sentendo di aver toccato il fondo, si mette a cercare altre strade. Altri tipi di cure che messe in pratica lentamente le fanno raggiungere l'obiettivo prefissato, riprendere il suo peso. L'esperienza le aveva insegnato altro. Dopo 2 o 3 anni ho cominciato a studiare. Piano piano, entrando in contatto con i miei bisogni profondi, ho capito che in quel momento per me ingrassare era stata l'occasione per occuparmi di me stessa. Ora io penso che la malattia vada accettata come un messaggio di cambiamento. Nell'esperienza di Maria Teresa, sfuggita ad un'incurabile obesità ormonale, grazie alla capacità di non rassegnarsi ad una diagnosi disperante, possiamo forse leggere un esempio di libero arbitrio? Il Sole in Pesci in sesta, congiunto a Mercurio e Venere, indica che occuparsi quotidianamente della salute, curare attraverso il cibo, diventa uno stile di vita. In questo modo Giove assume una fisionomia potente, ma completamente diversa e non distruttiva. Sintetizzo, quanto ha scoperto nel suo percorso di recupero della salute, le indica qual è il suo nuovo ruolo, è quello di usare il cibo per curare. Le conclusioni che si possono trarre da questo esempio sono sorprendenti. Il tema può essere letto in due modi. In uno, Giove poteva costituire la croce, il problema irrisolto e dominante di una vita, peso eccessivo e tutto quello che comporta come limitazione, perdita di ottimismo, di sicurezza e di piacere. Oppure Giove poteva rappresentare lo strumento terapeutico privilegiato. Il ruolo dominante del pianeta rimane invariato, l'esperienza personale però è completamente differente. Entrambe le letture sono possibili e comprese dentro il quadro zodiacale. Terzo esempio, andare oltre il limite, Milton Erickson. In questo tema i quattro bilanci, i quattro pilastri sembrano un poco scossi. Saturno è in dodicesima, in Capricorno ed è al quadrato della Luna in bilancia, in nono. Il Sole è congiunto a Urano e in buon aspetto con la Luna. Tuttavia, dato che Saturno è sorretto da uno stellium molto potente, Marte e Giove sono tutti in sede, e la Luna forma un trigono con Plutone, si può dire che in questo caso la solidità della struttura è certa, anche se ha davanti un percorso impegnativo. Il soggetto nasce ad Aurum, una città mineraria oggi sparita, abitata da pionieri. Costantemente assillati da penuria di viveri, i suoi genitori divennero bravissimi nel trasformare ciò che avevano a disposizione in ciò di cui avevano bisogno. Questa caratteristica dell'ambiente di nascita avrà un grande peso nella formazione mentale del soggetto. L'infanzia di Erickson fu segnata da molteplici handicap. Stellium in Capricorno in dodicesima, Lede la Luna in nona in bilancia. A 4 anni ancora non parlava, ma a coloro che se ne mostravano preoccupati, la madre diceva: quando verrà il momento, parlerà.
Le sue percezioni erano diverse da quelle degli altri. Era daltonico, era affetto da sordità tonale e da dislessia, un problema che da bambino non poteva capire e che egli riconobbe solo molti anni dopo, Nettuno in sesta, isolato in campo. Il transito cruciale si verifica a 17 anni, è colpito dalla poliomielite. Quando Urano in acquario in prima transitava al quadrato di Mercurio Scorpione in undicesima e Marte in ottava in Vergine al quadrato di Urano in nona, in undicesima. Dopo 3 giorni di coma si trovò quasi del tutto paralizzato. Il destino di diversità e solitudine della 12ª casa sembrava così realizzarsi pienamente. La malattia infatti distrugge il sistema neurale. Perciò si perde per sempre la possibilità di inviare ordini di movimento ai muscoli. L'unica cosa che poteva fare era muovere gli occhi e in quell'anno esercita quotidianamente l'arte dell'osservazione, quella che si chiama calibrazione, ossia la capacità di rilevare correttamente lo stato emotivo di una persona, che è una delle abilità più importanti nelle relazioni umane. Dopo aver scoperto che mentre era distante dalla finestra, ma desiderava intensamente guardare fuori, aveva impresso piccoli movimenti alla sedia su cui si trovava, inventa da solo il sistema ideomotorio. L'effetto ideomotorio si verifica quando un'idea genera movimento. I suoi erano esercizi di attivazione di reali ricordi sensoriali, ricordi che ristimolarono la sua coordinazione sensomotoria, tanto da permettergli di recuperare il movimento. Osservando i movimenti della sorellina che stava imparando a camminare, riuscì a ricordare quali erano i movimenti necessari. Dopo un anno riusciva a camminare usando un bastone. Qui c'è la foto di lui che cammina con i bastoni. In seguito studiò medicina specializzandosi in psichiatria. Decise di dedicarsi alla professione privata utilizzando tutto ciò che aveva sperimentato e scoperto per riuscire a guarire. La foto fa vedere lui in barca perché affronta anche da solo un rischioso percorso della barca su un fiume quando ancora per muoversi usava le stampelle. Quindi uno riesce a immaginarsi che tipo di situazione difficoltosa affrontata. Allora diventa medico, si dedica alla professione privata utilizzando appunto tutta la preparazione che aveva acquisito per riuscire a guarire. Erickson fu un innovatore, trasformò la vecchia concezione autoritaria dell'ipnosi in un approccio permissivo e di facilitazione e l'inconscio nella sua prospettiva diventa il serbatoio delle risorse cui il paziente attinge per poter guarire. Nel 1952 Erickson fu vittima di un evento molto raro. Fu colpito da un altro ceppo di poliomielite. Di nuovo Urano, questa volta in cancro in sesta, che passa all'opposizione dei pianeti in Capricorno, quadrato della Luna bilancia in nona. Dopo il secondo attacco di poliomielite rimase in carrozzina con le gambe e un braccio paralizzati. Nonostante ciò, da quel momento la sua fama crebbe a dismisura. Non appena fu ripreso si ritrovò tanta energia a disposizione da iniziare il periodo più pieno e soddisfacente della sua carriera e divenne un leader nazionale e mondiale nell'ipnosi clinica. Anche la sua vita familiare fu ricca e intensa, ebbe 2 mogli e 8 figli. Milton Erickson, che rappresenta bene l'archetipo del guaritore ferito, è stato il più grande ipnoterapeuta medico nella storia. La sua abilità nel leggere le persone era leggendaria, così come la sua capacità di produrre cambiamenti positivi anche nei pazienti considerati irrecuperabili. Alla base di questo tema direi c'è una forte resilienza data da Sole in 11ª semisestile a Saturno e Urano sempre in 11ª semisestile a Saturno e Giove. Del resto anche la Luna sestile sia al Sole che a Urano. Mentre Venere in acquario in prima casa sestile a Mercurio decima trasmette un senso di accoglienza nello stesso senso, tempo di solidità, come una roccia. Il dolore fisico lo accompagnerà per gran parte della vita, l'opposizione sesta-dodicesima,
Ma questo era il senso che ne traeva Erickson. La vita di per sé ti porterà dolore. La tua responsabilità è creare la gioia. In conclusione, anche in questo caso sono possibili due letture. La congiunzione potente della dodicesima casa, accompagnata dall'opposizione che Sole e Urano ricevono da Plutone in quinta, nei segni del movimento, poteva descrivere la vita di una persona isolata, bloccata in una condizione diversa rispetto agli altri a causa di fortissime limitazioni imposte da una malattia che gli impediva ogni movimento, oppure poteva descrivere la vita al di fuori di ogni schema e un'attività terapeutica rivoluzionaria di una persona che trattava con il suo lavoro coloro che non riuscivano a inserirsi nella normalità. Astrologicamente si potevano leggere correttamente entrambe le soluzioni, anche se il vissuto era completamente differente. Le cose accadono e noi non possiamo far nulla per evitarlo. Non sono gli eventi che ci determinano, ma l'uso che ne facciamo. A questo punto ci si domanda quali fattori portano ad attivare un aspetto della simbologia piuttosto che un altro. La cosa interessante è che entrambe le scelte sono implicite, alle volte si susseguono nel tempo, ma cosa ha fatto scattare la decisione in una direzione o nell'altra? Queste scelte sofferte, impegnative e faticose, anche se non fanno differenza dal punto di vista astrologico, si traducono in una vita più realizzata e soddisfacente dal punto di vista dell'esperienza. È lì che forse possiamo trovare lo spazio, tutto da conquistare per quello che chiamiamo libero arbitrio. Per concludere, torno al mito di Edipo, nel quale, come per tutti i miti, possiamo trovare un altro livello di significato. Dal mio punto di vista, infatti, il mito insegna anche un'altra cosa. La condizione in cui si trova Edipo è quella dell'ignoranza. In realtà non sa chi è, nessuno gli dice la verità e lui non è quello che crede di essere. La scelta che compie perciò è inefficace. Ogni sforzo per allontanarsi dal suo destino è un passo che lo avvicina sempre più ad esso. Edipo è la rappresentazione di chi non vuole accettare il responso e lotta con tutte le sue forze per negarlo. L'altra via, ma il mito non può esprimerla chiaramente perché ci presenta il condizionamento a cui l'uomo è sottoposto, sarebbe stata quella di abbracciare la sentenza e agire di conseguenza. Unisciti solo a tue coetanee e soprattutto non uccidere. Edipo avrebbe guadagnato l'unico margine di realtà possibile. E questa scelta avrebbe fatto per lui e per noi una grande differenza. Questo è, secondo me, il margine di libero arbitrio che ci è concesso. Bene. Indubbiamente è un discorso molto, molto complesso, perché quando si mettono in gioco appunto la dualità fra libero arbitrio e predeterminazione, subentrano sempre tante logiche alternative. È difficile spesso distinguere se qualcosa viene fatta uscendo dal libero arbitrio, cioè uscendo dalla predestinazione, entrando nel libero arbitrio, magari è solo un discorso di volontà, cioè capito, di inserimento di volontà che comunque sarebbe inclusa magari all'interno della predestinazione, o no? Guarda, il libero arbitrio richiede lavoro, un lavoro molto faticoso, molto impegnativo e non può essere scisso dalla consapevolezza. Cioè, l'ignoranza è il nemico principale del libero arbitrio, non puoi scegliere, quando parlo di ignoranza, parlo anche di ignoranza di sé. Ecco, non puoi avere la libertà di scegliere e di agire diversamente se non sai chi sei e non conosci te stesso. Non c'è facoltà di scegliere in quel caso, va bene? Non puoi attivare nessuna volontà con uno scopo che sia realmente attinente ad un livello profondo di te, va bene? Ecco. Gli esempi che ho citato, soprattutto il secondo e il terzo, li ho sintetizzati, ma parlano di un lavoro di anni.
per riuscire a ottenere dei risultati di questo tipo. E io mi sono accorta di una cosa, è come se io avessi messo in contatto due prospettive, la prospettiva della vita individuale, cioè quella che l'uomo vede intorno a sé, e una prospettiva siderale, vale a dire quella dello zodiaco. Nella prospettiva dello zodiaco tutte queste opportunità sono implicite, no? Perché, come spero di avere dimostrato, è possibile leggere sia una scelta, sia quella che a noi sembra una completamente diversa. Lo zodiaco le contiene, va bene? Solo se noi però rimaniamo, diciamo, ai livelli minimi, il problema, la sofferenza, l'ostacolo diventa qualcosa che ci affonda. Va bene? Maria Teresa dice: solo quando comincia a non lottare più contro la malattia, ma abbraccia la malattia come messaggio, capisce che cosa implica e che cosa richiede, a quel punto lì la malattia diventa una risorsa. Va bene. E lei, invece di diventare il solito pesci lagnoso che ti parla tutti i giorni delle sue condizioni di salute, che cosa fa? Ascolterà per una vita le persone che parlano della loro condizione di salute per curarle, per farle guarire. Va bene? Cioè, dal punto. Nella caretta sta scrivendo, giustamente, bisognerebbe cercare temi di gemelli astrali di queste persone per vedere magari come è andata la vita diversamente a una persona con lo stesso tema natale, che magari non è riuscita ad attivare questa cosa che affermi te. Non c'è bisogno di fare grandi ricerche, A me, a diciamo, livello il mondo di è pieno di persone che non hanno attivato le risorse Certo. e non ha fatto il lavoro necessario per riuscire a conquistare quello spazio nel quale il libero arbitrio può permettersi di affiorare. Scusatemi perché vedo che mi stanno sfuggendo dei commenti. Allora. Sì, scusami. Hermes aveva scritto: Edipo si incontrò col padre in un trivio, ma non scelse la terza via, si incaponì col padre. Infatti, è un'altra conferma. Aveva delle opportunità, ma ha scelto lo scontro. Il primo uomo che ha incontrato è l'uomo che ha ucciso. Allora, c'è una mano alzata, un attimo. Allora, non... che è successo? C'era Gabriele con la mano alzata, ma l'ho perso. Un attimo, Gabriele, che ti recupero. Scusami, ho fatto... Eccolo qua. Eccolo qua, a posto. Ciao Gabriele. Ciao, ciao Rosella. Ciao. Giusto solo un commento volante perché il libero arbitrio non so cosa sia. Mi ricordo che Elisa Morpurgo diceva lo definivo un fantasma e poi ho visto Esatto. È un mito, recentemente è un mito. gli scienziati che hanno dedotto che alcune nostre cellule cerebrali preposte alle decisioni si muovono autonomamente dalla nostra coscienza, nel senso noi ce ne accorgiamo anche Dopo. qualche millesimo di secondo dopo della decisione che Dopo. abbiamo preso, nostro malgrado. Sì, l'ho detto anche Infatti. Rosella all'inizio, l'ha Si detto. inizia. Le decisioni vengono prese prima che noi siamo consapevoli che siano state prese. Per Quindi. Erickson ti volevo solo segnalare Milton Erickson, che ha quel Sagittario ascendente Capricorno che hai mostrato come caso, che io guardavo al volo mentre parlavi, ha la posizione importante, secondo me, di Eris X a 22 pesci in casa seconda. Quindi diciamo è abbastanza stimolato, trigono a Mercurio, per cui oltre a Giove sull'ascendente, quello essendo lui Sagittario è una posizione importante in casa seconda vista. Sì, io ho lavorato anche molto, cioè, secondo me in quel caso lì ha avuto un ruolo fondamentale anche la Luna, nel senso che parlato anche della madre, della certezza che la madre trasmette che il figlio sarà in grado di farcela, no? Un ambiente che stimola le risorse della persona e ha una grande. Quando è rimasto immobilizzato della poliomielite, Erickson non ha mai dubitato di riuscire a recuperare la salute. Cioè, ci sono, diciamo, queste certezze interiori, no? Che costituiscono la forza del personaggio. La Luna è una casa dodicesima fortissima. Bene.
Grazie. Ringrazio Rosella, ringrazio Gabriele.